tutti noi l'abbiamo visto nella nostra vita come dei mezzi di comunicazione e tecnologie informatiche sono diventate parte della vita quotidiana, forse a volte in una maniera che neanche vorremmo, però sono, diciamo, hanno invaso la nostra vita quotidiana. Il computer, quando ero bambino io, erano delle macchine molto, molto grosse, complicate, che stavano sopra un tavolo, erano lentissime. Per giocare con un videogioco bisogna aspettare tipo mezz'ora che venisse caricato con una cassetta. Adesso ci sono cose di complessità incredibile. Computer sono diventate cose che ognuno ha. Quanti di voi si sono portati un computer dietro questa sera? Chi ha un computer dietro? Tutti, è vero? Sì, appunto, da quanti anni sono che noi abbiamo gli smartphone, questi telefoni che fanno tutto? Questi non sono neanche telefoni, gli smartphone, gli iPhone che avete, questi sono dei computer che fanno telefonate, non sono, hanno una potenza computazionale che è di più di quella che avevano i vecchi computer di quando ero bambino io. E quindi appunto l'era dell'informazione è quella in cui viviamo. Perché viviamo in un'era di questo tipo? Per una legge che è nota come la legge di Moore. Questa non è una legge della fisica, è una legge della tecnologia, del mercato, di come i nostri computer si sono sviluppati negli ultimi 50 anni. Qui vedete un grafico che dice appunto nel tempo, col passare del tempo, dagli anni 70 fino al 2010, in questo grafico, questo vi dice quanti transistor stanno su un chip. E sapete, i vostri computer contengono dei chip, dentro diciamo, il chip è l'unità in cui viene, l'unità in cui viene codificata l'informazione e nei transistor, l'informazione viene codificata nei transistor e tanti di questi sono sui chip. La quantità di chip di transistor che trovate su un chip determina la potenza del computer, determina quanto è potente il vostro computer. E la legge di Moore dice che rozzamente, diciamo un po' occhio, un po' a spanne, la quantità di transistor che sta su un chip raddoppia ogni circa 2 anni. Questa non è una legge fisica, ma una legge dell'economia, di come il mercato è andato finora e di come si suppone che vada. E il fatto che aumenta il numero di transistor significa che aumenta la potenza del computer che avete. Il motivo per cui voi avete uno smartphone, appunto alcuni di voi ce l'hanno in questo momento, il motivo per cui abbiamo questi smartphone che sono dei piccoli computer è la miniaturizzazione che abbiamo qui della legge di Moore, che ci ha portato da computer così come quelli che avevamo negli anni 80 a computer come appunto il laptop che abbiamo adesso, anche gli smartphone. Quindi questa è veramente una legge che fa parte della nostra vita quotidiana. Vedete qui appunto c'è questa legge, questo raddoppiamento che avviene ogni circa due anni la dimensione dei transistor si dimezza. Adesso è possibile andare avanti così per sempre? Probabilmente no. Qualcuno di voi ha idea del fatto di cosa succede se continuiamo a dimezzare le dimensioni dei nostri transistor? Come? Ecco appunto, sì, noi riduciamo dimensioni, riduciamo, a un certo punto arriveremo a un certo punto al livello degli atomi. Questo è quello che anche Gordon Moore, la persona di cui la legge di Moore porta il nome, disse nel 2005, quando ci fu un convegno, diciamo, a commemorazione della sua legge, e i 40 anni della legge di Moore nel 2005, Gordon Moore disse questa cosa, dice stiamo raggiungendo la dimensione degli atomi, che è una barriera fondamentale. Abbiamo circa 10 o 20 anni e poi raggiungeremo questo limite. Beh, se fate il conto, 10 anni sono, in realtà sono già passati e non l'abbiamo ancora raggiunto il limite. 20 anni, beh, questo sarebbe il 2025, forse è più plausibile. Adesso, come dicevo, la legge di Moore non è una legge della fisica, non va presa in maniera stretta. Magari piano piano che ci avviciniamo a questo limite l'industria dei computer rallenterà, non c'è nessuna legge fisica che forza le compagnie come la Intel o a produrre dei transistor sempre più piccoli, però l'idea è che in un modo o nell'altro ci stiamo avvicinando al regime dove raggiungiamo la dimensione degli atomi. Cosa succede quando arriviamo lì? Qui è il momento in cui le cose diventano interessanti. Possiamo immaginare che in quel futuro,
che si dista più o meno decenni da adesso, uno o due decenni da questo momento, la nostra tecnologia informatica dovrà essere in grado di operare a livello dei singoli atomi, ovvero dovrà essere in grado di codificare informazione, forse un bit di informazione, per ogni singolo atomo individuale. La cosa interessante però è che a livello degli atomi le leggi della fisica non sono più le leggi della fisica a cui siamo abituati nella vita quotidiana, ma sono le leggi della meccanica quantistica, che sono molto più strane, molto più affascinanti e anche che offrono delle nuove opportunità. Di questo parliamo quando parliamo di computer quantistici, parliamo del tipo di computer che saremo in grado in futuro di costruire nel momento in cui codifichiamo l'informazione in sistemi quantistici come gli atomi che obbediscono a nuove leggi diverse da quelle a cui della fisica ordinaria. La cosa interessante è che a questo livello, quando codifichiamo informazione a livello di singoli atomi o di sistemi quantistici, ci sono tante sorprese, tante cose che funzionano in maniera diversa a come siamo abituati, e questa forse è anche la parte più divertente di questo seminario, in cui ho l'occasione di parlare un po' delle cose strane che succedono quando scendiamo a questo livello. Detto questo, possiamo entrare un po' più nel vivo e parlare di cos'è questa informazione quantistica. Quindi partiremo dalla differenza tra i bit classici, tra quelli a cui siamo abituati, e i bit quantistici, che sono quelli che potremo trovare in questi computer futuri. I bit classici, che cos'è un bit classico? È qualsiasi sistema fisico che può avere due stati ben distinti. A me piace illustrare queste cose con dei giochi per bambini. Mi piace pensare a una biglia, in questo caso, una biglia che può stare in due compartimenti, o a destra o a sinistra. Questo è un esempio di bit classico, non è proprio quello che usiamo nei nostri computer, però per quello che devo dire vale nello stesso modo. Ecco, una biglia può stare a sinistra, può stare nel compartimento a destra di queste due scatole. Questi corrispondono a due stati classici, 0 e 1, 0 e 1, in questo caso è scritto 1 e 2, cioè il primo stato e il secondo. E per quelli di voi che più abituati un po' alla notazione matematica, possiamo scrivere questi due stati come due colonne di numeri. Il primo c'è un 1 e uno 0, l'altro uno 0 e un 1. Se questo non fa parte delle vostre conoscenze, non è importante, potete ignorarlo. Se fa parte, forse potrete avere più soddisfazione nelle prossime immagini. E questi sono i due stati classici, diciamo 0, 1, 1, 2, destra, sinistra, su o giù. Sono due alternative ben distinte su cui possiamo codificare informazione. E i nostri computer funzionano veramente così, con miliardi e miliardi di bit codificati in questa maniera, con zeri e uni che vengono mantenuti nella memoria del computer. Adesso, che cosa ha di speciale un bit quantistico? Un bit quantistico ha di speciale che non ha solo questi due stati. Questi due ce li ha, questi due stati, però ne ha anche molti di più. La cosa interessante è che un sistema quantistico, nel mio esempio una biglia quantistica, può stare un po' in un compartimento e un po' nell'altro. Non è forzata a stare solo a sinistra o solo a destra, ma può anche stare in degli stati diversi, che rozzamente per il momento possiamo chiamare, per esempio, 75% nel primo compartimento, 25% nel secondo, o 50% nel primo compartimento, 50% nel secondo. Quindi sono nuovi modi di essere di questa biglia quantistica, e di solito vengono chiamati stati sovrapposizione. Sovrapposizione perché in un certo senso siamo in una sovrapposizione di queste due situazioni diverse a cui eravamo abituati prima. Eravamo abituati che una pallina poteva stare o a sinistra o a destra, qui adesso ci sono degli stati nuovi dove la pallina sta sia a destra che a sinistra in un certo senso allo stesso tempo. Che cosa vuol dire questo? Perché non è affatto ovvio che cosa voglia dire che una pallina può stare sia a destra che a sinistra nello stesso tempo. Questo è uno di quei problemi eterni in cui i fisici hanno continuato e ancora continuano a dibattere tutt'oggi. Qual è il vero significato di questi stati quantistici? Una vecchia ipotesi è che noi possiamo pensare alle particelle un po' come dei fluidi, a pensare alla biglia un po' come se fosse un fluido che può stare metà da una parte e metà dall'altra, no? Come dire,
c'è un litro di particella e quegli stati mi rappresentano mezzo litro di qua e mezzo litro di là. Questa è una vecchia idea che per un po' fu mantenuta da Schrödinger quando pensava alla carica dell'elettrone come un fluido che si poteva spargere nello spazio secondo la sua funzione d'onda. La domanda è così? Sono le cose veramente così? Possiamo immaginare di fare un esperimento dove andiamo a guardare veramente dov'è questa particella e vediamo se troviamo metà particella da una parte e metà dall'altra. Forse è quasi una domanda retorica. Cosa pensate che sia stato trovato? Pensate che qualcuno abbia mai visto mezza particella da una parte e mezzo da un'altra? No, quello che sempre viene trovato, ogni volta che si rifà l'esperimento, se lo facessimo con una biglia, troveremmo una biglia a sinistra, una biglia a destra, e ogni volta, diciamo, troviamo una biglia intera, cioè non è che la biglia si sparge nello spazio. Quindi quando facciamo l'esperimento, in uno stato sovrapposizione, troviamo un risultato o l'altro con una certa probabilità, per esempio 50-50% nel mio esempio. Ok, quindi questa ipotesi che la biglia sia un po' come un fluido, come un liquido che si sparge un po' qua e un po' là, è falsa, no? Non è così. I nuovi stati quantistici non sono stati dove si sparge la materia, dove le particelle si spargono uniformemente, si spargono nello spazio, ma è una cosa diversa. L'altra ipotesi immediata, uno può pensare, è che questi stati rappresentano la nostra ignoranza, in un certo senso. Possiamo immaginare che quando abbiamo uno di questi stati quantistici, per esempio quello di cui parlavo prima, in realtà vuol dire che la biglia è o a sinistra o a destra, ma solo che noi non sappiamo dov'è. Questa biglia, questa particella, diciamo, ha una sua proprietà, è o a sinistra o a destra, però noi semplicemente non sappiamo qual è, quindi è come una monetina che viene lanciata, che tuttavia, prima che noi guardiamo, che scopriamo il risultato, ha comunque una sua proprietà. Questa era anche un'ipotesi che in un certo senso piaceva ad Albert Einstein. Molti di voi forse hanno sentito la frase, diciamo, la luna è lì anche quando non la guardiamo. In un certo senso era un commento polemico verso l'interpretazione degli stati quantistici. Era un modo di pensare: non è che una biglia può essere sia a sinistra che a destra allo stesso tempo, sarà in una cosa o in un'altra, anche indipendentemente dal nostro esperimento. Uno si può chiedere, questa ipotesi molto valida, uno si può chiedere ancora se gli stati quantistici rappresentano questa situazione. La risposta è molto complessa, in un certo senso non si è stata risposta ancora, però per quanto possiamo dire con una certa confidenza in base a certi esperimenti fatti su più di una particella, possiamo dire che anche questa interpretazione non è veramente quella più naturale, almeno per le particelle quantistiche. Quindi in sostanza, ecco, quello che dicevo appunto è che finché facciamo un solo esperimento quell'interpretazione andava bene, però ci sono anche degli altri esperimenti che possiamo fare e che in cui vediamo che l'interpretazione dove pensiamo alla biglia come con una certa probabilità da una parte, una certa probabilità dall'altra, questa interpretazione in realtà non è veramente tenibile. Quindi, riassumendo quello che ho detto finora, il bit quantistico ha dei nuovi stati che si chiamano stati sovrapposizione e in un certo senso questi sono genuinamente un nuovo modo di essere. Un nuovo modo di essere, una biglia può essere non solo a sinistra o a destra, ma anche in nuovi stati che non sono né l'uno né l'altro. O in una maniera un pochino più mite, invece di pensare a questi come stati veramente del mondo com'è, possiamo pensare che questo è un nostro nuovo modo di conoscere le particelle, di conoscere, di attribuire loro uno stato. In tutto ciò, qualsiasi sia l'interpretazione, la cosa importante è che abbiamo dei nuovi stati che non erano lì prima. Abbiamo delle nuove possibilità di codificare informazioni in stati che non sono più soltanto 0 o 1, ma ci sono anche stati intermedi, che sono questi stati sovrapposizione. A parte il fatto che abbiamo più stati che soltanto 0 e 1 per un singolo bit, che differenze ci sono? C'è una differenza molto fondamentale tra un bit e un qubit, tra questi stati che possiamo trovare, e riguarda l'abilità di copiare informazione. Nella nostra vita quotidiana noi siamo abituati al fatto che l'informazione può essere copiata e viene copiata in continuazione.
beh, siamo abituati a usare macchine fotocopiatrici, sappiamo che, beh, che persino il denaro può essere copiato, forse non è legale, però si può fare in teoria. Marilyn Monroe nelle sue foto poteva essere copiata e questa è diventata una forma d'arte. Sappiamo che si può copiare CD, anche forse anche quello non è legale sempre, però si può fare. E persino il nostro DNA si può copiare, il motivo per cui uno dei modi in cui il nostro organismo funziona è che il DNA viene copiato e viene utilizzato in questo modo. Quindi l'informazione classica, quella a cui siamo abituati, può essere copiata. E se ci pensate ancora per un secondo in più, voi copiate informazione in ogni volta che prendete un file e spedite un'email con una foto che avete, quello che fate è fare una copia di un file che avete. Quindi noi in realtà se ci pensate ad oggi, voi potete fare questo esercizio domani e chiedervi quante volte sto copiando l'informazione oggi. Probabilmente vi capiterà durante una giornata di copiare informazione diverse volte. Questa è una cosa molto normale nel mondo classico. Una domanda è se si può fare questo nel mondo quantistico, cioè è possibile copiare gli stati di un bit quantistico? Cosa vorrebbe dire questo? Facciamo prima un passo indietro e vediamo cosa vuole dire copiare informazione classica. Immaginate che avete un bit classico specificato dalla posizione di una pallina in questi due compartimenti. Il modo in cui una macchina copiatrice classica funziona è che questo bit viene scannerizzato, passa dentro la macchina, una certa informazione riguardo al bit viene immagazzinata nella macchina e poi la macchina inizia a prendere delle copie, dei fogli bianchi e inizia a mettere quell'informazione sui fogli, quindi riproducendo esattamente quello che c'era originariamente. Questo è il modo in cui funzionano le nostre macchine copiatrici, fanno prima una scansione e poi riproducono. Adesso immaginiamoci una macchina che fa la stessa cosa a livello quantistico, quindi una macchina copiatrice quantistica che è in grado di prendere anche questi nuovi stati, questi stati sovrapposizione, scannerizzarli e fare copie. Quindi qui c'è il mio piccolo cartone animato dove lo stato quantistico viene scannerizzato e poi vengono fatte tante copie identiche dello stesso stato del bit quantistico. Quindi si parte da un bit solo e poi ne abbiamo tanti nello stesso stato. Sembrerebbe naturale che questo si possa fare, perché lo facciamo tutti i giorni classicamente. In realtà c'è un teorema che fu dimostrato da Wouters e Zurek, e in realtà anche da altri autori, diciamo anche Dix e altri autori avevano avuto idee simili. Questo è chiamato il teorema di non clonazione o di no cloning. Il fatto che se noi abbiamo un bit quantistico in uno stato generico, in un generico stato sovrapposizione, non c'è nessuna macchina che può produrre copie di questo bit, che può copiare esattamente l'informazione che c'è nel bit quantistico. Questo, se ci pensate, è un'enorme limitazione, perché vuol dire che molti dei modi in cui noi processiamo informazione quotidianamente non possono più essere utilizzati in genere a livello quantistico. Possono essere utilizzati solo da macchine che fanno operazioni classiche, magari su atomi, però per stati generici, quantistici, questi modi di processare l'informazione non sono più disponibili. Questa è una cosa molto interessante perché appunto ci dice che un computer quantistico può ancora copiare gli stati classici, quelli dove il bit è 0 o 1, o la particella è a destra o a sinistra, ma non può copiare tutti gli stati sovrapposizione, come questo dove la particella è sia a destra che a sinistra allo stesso tempo. Quindi se vogliamo trarre vantaggio da questi nuovi stati, da questi stati sovrapposizione che sono disponibili nel sistema quantistico, dobbiamo inventare nuovi modi di processare l'informazione che non siano basati semplicemente sul fatto di copiarla, come tanti degli algoritmi classici che usiamo al momento. Bisogna in un certo senso inventare dei nuovi principi per costruire computer e per risolvere problemi usando la meccanica quantistica. Questa è un po' l'idea di costruire un computer genuinamente quantistico. E ancora questo ci porta verso il vivo dell'argomento di questa sera. Scusate, penso di aver... A proposito di copiare informazione, penso di aver copiato due volte questa parte. Questo mi dà l'opportunità di farvi vedere ancora queste belle animazioni.
Ok. Questo ci porta appunto alla necessità di inventare un nuovo modo di processare l'informazione che sia genuinamente quantistico. Adesso vorrei darvi un'idea del perché utilizzare questi stati di sovrapposizione può darci una maggiore potenza del computer. Questa è un po' di intuizione dell'idea di da dove viene il potere di questi computer quantistici che possiamo immaginare. Finora abbiamo parlato di un solo bit quantistico e non c'è molto che si possa fare con un solo bit. I vostri computer hanno miliardi e miliardi di bit classici. Adesso vediamo cosa si può fare se mettiamo insieme più diversi bit quantistici. Partiamo con calma, partiamo da due. Adesso immaginate che avete due particelle che possono stare sia a destra o a destra o a sinistra. Diciamo, gli stati classici di queste due particelle saranno quattro, no? come mostra questa tabella, che possono stare tutte e due a sinistra, diciamo la verde a sinistra, la rossa a destra, la rossa a sinistra, la verde a destra, o tutte e due a destra. Quindi ci sono quattro stati di base che sono quelli classici, quelli che ci sono anche nei vostri computer. Adesso la cosa speciale nella meccanica quantistica è che non abbiamo solo questi quattro, ma abbiamo anche tutte le possibili sovrapposizioni di questi quattro. Quindi abbiamo anche stati come questo, matematicamente viene scritto così, 1 più 1 più 2 più 2 fratto radice di 2, questo ci dice è uno stato dove le due particelle sono allo stesso tempo o tutte e due a sinistra, 1, 1, o tutte e due a destra, che è questo 2, 2. Cosa vuol dire ancora? È la stessa domanda di prima, questo è un nuovo modo di essere fondamentalmente dei bit quantistici. Se noi andiamo a guardare, ci chiediamo in che contenitore stanno le due particelle, in questo caso le troveremo o tutte e due a sinistra con probabilità un mezzo, 50%, o tutte e due a destra con probabilità del 50% ancora. In questo particolare stato che ho scelto come esempio, in generale saranno possibili tutte le combinazioni con tutte le possibili probabilità. Quindi per due bit quantistici abbiamo adesso anche tutte queste sovrapposizioni di tutte queste quattro possibili configurazioni. Questo ci dice che in generale, se vogliamo specificare lo stato di due bit quantistici, dobbiamo specificare almeno le probabilità di queste quattro configurazioni, quindi ci sono almeno quattro numeri che dobbiamo specificare, almeno. In realtà poi ce ne sono un po' di più perché c'è un'altra possibilità, ma per quello che voglio dire io questi quattro sono sufficienti. Quindi abbiamo bisogno di quattro numeri almeno per specificare la probabilità di trovare le particelle in queste quattro configurazioni. Adesso immaginiamo di farlo con tre bit invece di due. Se abbiamo tre bit quantistici, il numero di stati classici, degli stati di base, sarà 8 adesso, no? È come avere tre particelle che possono stare o a destra o a sinistra. So quante combinazioni abbiamo. Se ci sono due possibilità per ogni particella, ci saranno 2 per 2 per 2 possibilità. Quindi ci sono 8 diverse combinazioni di dove queste particelle si possono trovare classicamente. Poi se queste particelle sono quantistiche ci sono anche tutti i possibili stati sovrapposizione, quindi ci saranno tutte le possibili sovrapposizioni di queste 8 possibilità. Uno stato generico sarà uno stato sovrapposizione di questi 8. Per specificare lo stato generico di un sistema quantistico avremo bisogno di 8 numeri, almeno di 8 numeri per specificare queste probabilità. Quindi per 3 qubit ci servono 8 numeri. Ok. Fatto 1, 2, 3, cosa dite che succederà per 4? 16, ecco, è giusto. 16 sarà come aggiungere una quarta particella, che può essere a destra o a sinistra. Le combinazioni di base sono 16, per ognuna dobbiamo specificare almeno una probabilità, quindi quello che abbiamo sono 16 numeri. Quindi si va così, un qubit, due numeri, 2 qubit 4, 3, 8, 4, 16, 5, 32. In generale, se avete n qubit, dovrete specificare 2 alla n numeri. E questo, come dicono i matematici, questa è una crescita esponenziale. Cioè il numero di numeri che dovete specificare per descrivere uno stato quantistico cresce in maniera esponenziale col numero di bit quantistici che avete. Giusto per darvi un'idea, se ne avete 50,
50 qubit richiedono più di un milione di miliardi di numeri. Solo per 50 qubit. Solo per 50 qubit. Questo è già un numero enorme. E solo per, se volete soltanto descrivere, scrivere nella memoria di un computer lo stato generico di 50 qubit, questo vi richiederà un potere che è pari, se non di più, di quello dei supercomputer che abbiamo al giorno d'oggi. Quindi questo inizia a darvi un'idea di perché un computer quantistico è più potente, perché soltanto descrivere lo stato di un computer quantistico vi costa una quantità di risorse di memoria esponenziali. Soltanto simulare lo stato di n qubit con un computer classico, soltanto scrivere questi numeri nella memoria del computer classico e poi magari fare delle proiezioni, diventa impossibile quando il numero di particelle cresce, la quantità di numeri che dovete scrivere in memoria cresce esponenzialmente, quindi esplode, diventa così grande che a un certo punto la memoria dei vostri computer non sarà più in grado di contenere la descrizione del sistema quantistico. Questo direi che forse è l'argomento più forte per dire che c'è più spazio per fare computazione nel mondo quantistico e quindi ci sono più possibilità anche di risolvere problemi traendo vantaggio di questa ricchezza di stati che il computer quantistico ha. Fondamentalmente il messaggio di questo discorso che ho fatto adesso è che per simulare particelle quantistiche, per simularne tante, serve un computer quantistico. Questa idea, che è abbastanza semplice oggi e che è molto ragionevole, in realtà fu un colpo di genio menzionato da Richard Feynman agli inizi degli anni Ottanta, in un momento in cui tutto sommato i computer non avevano questo ruolo così cruciale come oggi. A quel tempo penso che Feynman stesso avesse detto all'inizio di questa lezione che disse: vorrei parlarvi di un argomento un po' strano, che non è un argomento tipico di cui parlare in conferenza di fisica, e vorrei parlarvi di questo problema, di simulare la fisica con i computer. E in questa lezione, che poi diventò un articolo, qualcuno scrisse quello che Feynman aveva detto, in questo articolo, Feynman suggerisce che se vogliamo simulare su un computer il comportamento di tante particelle quantistiche, un computer classico non riuscirà a fare questo lavoro per il motivo che dicevo prima, e quindi dovremo fare in modo di costruire un computer che è quantistico. Un computer che è fatto esso stesso di particelle quantistiche. Qui dice: io non sono contento con queste analisi, con le analisi che vanno avanti soltanto con la teoria classica, perché la natura non è classica. Come si dice in italiano? Per Dio, può essere detto dannazione, no? Questa era una lezione, quindi qualcuno ha scritto letteralmente quello che lui diceva, incluse anche le esclamazioni, no? Parolaccia, non c'è senso. Invece, dannazione, la natura non è classica, e se vuoi fare una simulazione della natura dovresti farla con la meccanica quantistica, e per diamine questo è un problema meraviglioso, perché non sembra così facile, perché è un problema che non è un problema banale, e quindi è un problema meraviglioso. Questo è il modo in cui le persone di genio pensano, amano i problemi dove c'è qualcosa di non banale da scoprire. Quindi Feynman suggerì che se vogliamo simulare particelle quantistiche dobbiamo veramente costruire un computer fatto di particelle quantistiche. Magari non le stesse che vogliamo simulare, ovviamente, però devono essere quantistiche le particelle che costituiscono il computer. La simulazione è un tipo particolare di computazione. Però in realtà possiamo andare dal problema di simulare certi sistemi fisici al problema più generale di computare, di calcolare cose con un computer. E questa idea è successiva a uno sviluppo di quella di Feynman, fu proposta da David Deutsch, che ora ho l'onore di poter chiamare collega, perché questo è il Dipartimento di Fisica di Oxford, e lui nell'85 propose l'idea di costruire un tipo di modello di computer quantistico che si chiama la macchina di Turing quantistica. Questo è un modello di computer universale. Universale significa che in principio questo computer può simulare qualsiasi altro computer quantistico.
magari ci metterà tanto tempo, magari non sarà efficiente, però in linea di principio questo computer suggerito da Deutsch può computare tutte le cose che in principio si possono computare nel mondo quantistico, incluso anche il mondo classico in cui viviamo noi. Quindi questa fu la prima idea di computer quantistico, fu introdotta da David Deutsch. David Deutsch non suggerì soltanto che possiamo costruire un computer universale e quantistico, diede anche un suggerimento che forse questi computer possono essere più potenti dei computer classici che abbiamo. Il suo suggerimento viene da un piccolo puzzle che lui inventò a proposito per mostrare il vantaggio di un computer quantistico. Adesso vi presento un po' brevemente questo puzzle che Deutsch suggerì. È un puzzle matematico, ovviamente, non è una cosa a cui voi normalmente pensereste nella vita quotidiana. È un puzzle inventato con il proposito di dimostrare un vantaggio del computer quantistico. Vediamolo così come un gioco che facciamo noi adesso. Io ho scelto una funzione f di x, dove x è un numero intero che può andare da 1 a 1000, diciamo. Quindi x può avere tanti mille valori, da 1 a 1000. Vi prometto una cosa, che questa funzione a cui sto pensando fa 0 a due possibili proprietà. La prima proprietà è che la funzione è costante, cioè o fa 0 per tutti i numeri da 1 a 1000, oppure fa 1 per tutti i numeri da 1 a 1000. Non vi dico se fa 0 o fa 1, ma vi dico che una possibilità è che sia costante. L'altra possibilità è che faccia 0 su esattamente metà dei possibili input, dei possibili numeri da 1 a 1000, e faccia 1 su esattamente l'altra metà. Questo si chiama tecnicamente una funzione bilanciata. Il numero di numeri su cui fa 0 è uguale al numero di numeri su cui fa 1. Questa è la mia promessa, o meglio, la promessa di Deutsch. Dice, facciamo un gioco dove io scelgo una funzione che ha una di queste due proprietà e poi chiedo a voi di indovinare quale di queste due proprietà è vera. Chiedo a voi, vi sfido, diciamo una sfida, vi sfido a indovinare quale di queste due proprietà vale. Ovviamente il gioco non è divertente se voi semplicemente tirate a caso, vi do un aiuto, e come aiuto vi permetto di usare un computer che ho in questa borsa, infatti. C'è un computer in questa borsa che calcola questa funzione e voi avete il diritto di utilizzare questo computer diverse volte, chiedere al computer di calcolare questa funzione. E la domanda è, quante volte dovete chiedere al computer di calcolare la funzione per voi se volete scoprire quale di queste due proprietà è vera? 500. Come? 501, questa è un'ottima risposta, in effetti. Se noi pensiamo a questo computer come un computer classico, che cosa possiamo fare per scoprire se la nostra funzione è costante o è bilanciata, o fa 0 su metà dei casi? Beh, ci sono mille casi possibili, quello che possiamo provare è valutare la funzione, non so, vedere che cos'è f di 1, facciamo che troviamo 0. E poi che cosa facciamo? Niente, non sappiamo ancora se è costante o bilanciata. Possiamo provare a fare f di 2, e se f di 2 è diversa da f di 1, sappiamo che non è costante, abbiamo risolto il problema. Però se siamo sfortunati, potrebbe essere che f di 2 è uguale a f di 1, quindi ancora non abbiamo eliminato nessuna delle due possibilità. E se siamo veramente sfortunati, possiamo fare f di 1, f di 2, f di 3, f di 4, f di 5, e troviamo che la funzione ha sempre lo stesso valore. Per decidere se è veramente costante o no, dobbiamo provare più di metà dei possibili input, quindi 501 input, nel caso peggiore. In media le cose ci andranno meglio, però nel caso peggiore dobbiamo veramente star lì a controllare metà di uno degli input. Se questo invece che essere 1000 era 1 milione, avremmo dovuto controllare mezzo milione più 1, e così. La cosa che Deutsch mostrò è che se invece questo computer nella borsa, se invece di essere un computer classico, un computer quantistico, quello che si può fare è calcolare questa funzione una volta sola, e una sola valutazione della funzione su un computer quantistico ci può dare tutta l'informazione per decidere quale delle due proprietà è vera. In un colpo solo possiamo decidere se la nostra funzione era costante o se era bilanciata, cioè faceva 0 su metà dei possibili input.
Qual è l'idea, com'è che funziona questo trucco magico? L'idea è simile a quella che dicevo prima della biglia che può stare sia a destra che a sinistra. Invece di calcolare la funzione per un particolare valore di x, per un particolare input, quello che il computer quantistico può fare è calcolare l'azione di questa funzione in uno stato sovrapposizione, dove abbiamo una sovrapposizione di tutti i possibili input, tutti i possibili valori di x da 1 a 1000. Quindi in un certo senso possiamo immaginare questa cosa come se fosse una biglia che può stare in 1000 compartimenti, e almeno in linea di principio possiamo immaginare di mettere questa biglia in tutti allo stesso tempo e poi di chiedere al computer di valutare che cosa sarebbe l'output quando l'input è una sovrapposizione. Quello che Deutsch mostra è che se abbiamo accesso a un computer di questo tipo possiamo risolvere il suo puzzle in un colpo solo, invece che usando 500 volte o mezzo milione più uno volte il nostro computer. L'esempio di Deutsch suggerisce che ci sia un vantaggio, ma come vi dicevo prima è un esempio ad hoc. Non è che nessuno di noi morisse dal desiderio di scoprire se una funzione costante o bilanciata, non è un problema drammatico, non risolve la fame nel mondo, non è niente di veramente utile, è un esempio per mostrare il potere di un'idea. Il vero boom dei computer quantistici arrivò quando fu proposto un altro algoritmo quantistico, questo fu proposto da Shor, che risolve un problema che è veramente importante, sia dal punto di vista teorico per la matematica e anche molto importante per la nostra vita quotidiana. E adesso vi dico guarda, questo è il problema di fattorizzare, di trovare i fattori primi di grandi numeri o di numeri. Nel 1994 Peter Shor, che è un matematico e scienziato di computer dell'MIT, inventò un algoritmo quantistico, cioè un modo di risolvere un problema su un computer quantistico, che trova velocemente i fattori primi di un numero. Trovare i fattori primi di un numero è veramente il problema che voi stessi avete provato a risolvere quando eravate all'elementare o alle medie. Per esempio, se uno dà come input 15, bisogna scoprire che è 3 per 5, se è 21, 3 per 7, 35, 7 per 5. Non sembra così interessante, vero? No, però sembra facile, no? Sembra persino facile, no? Che abbia bisogno di un computer quantistico per fare questa cosa. Beh sì, perché questo problema è facile se i numeri sono piccoli, di base perché voi lo sapete già la risposta, avete memorizzato le tabelline dei bambini. Per quelli che pensavano fosse troppo facile, fattorizzatemi questo. Questo è vi prometto che questo numero è il prodotto di due numeri primi. Da dove iniziate se volete trovare i due numeri primi di cui questo è il prodotto? Questa non è la stessa cosa che 15 e 3 per 5. È la stessa idea, però quando il numero è grande diventa molto più difficile. Nel caso che siate molto curiosi, è il prodotto di questi due. questi sono i due numeri primi e quando se li moltiplicate viene questo. Qual è il punto? Il problema è che trovare i fattori primi di un numero è un problema che per noi fino ad ora è stato incredibilmente difficile. Rientra tra i problemi che sono considerati non risolubili in maniera efficiente dagli scienziati della computazione. Il meglio che possiamo fare oggi è un algoritmo classico che i nostri computer possono usare, che ha questo andamento. Se voi cercate di trovare i fattori primi di un numero di n cifre, il metodo migliore che abbiamo ci richiede un numero di operazioni che il computer deve fare che cresce in questa maniera, come 2 alla potenza della radice cubica di n. N è il numero di cifre. Non è che cresce più velocemente di così, in realtà molto più velocemente di così, ma qui questa è almeno una stima da sotto di quanto tempo vi costerà trovare i fattori primi se usate il migliore algoritmo che è conosciuto al giorno d'oggi tra computer classici. Questo cresce esponenzialmente nella radice cubica del numero di cifre che avete nel numero che volete fattorizzare. In altri termini, cresce molto velocemente. Questo è un tipo di crescita che è estremamente veloce.
Quello che Shor dimostrò invece è che se voi usate un computer quantistico c'è una ricetta, c'è un algoritmo quantistico che il computer può seguire e se il computer funziona quantisticamente può risolvere il problema in un numero di operazioni che cresce meno velocemente del cubo di n. Questo è estremamente più piccolo di questo. Questo è una potenza, n al cubo, e quello che si può fare con un tempo che è una potenza del numero di cifre si chiama un problema che può essere risolto in maniera efficiente. Quello che si può fare con un esponenziale di una potenza, è qualcosa che non si può fare in maniera efficiente. Questo fu veramente il boom dei computer quantistici, perché fattorizzare i numeri, trovare i fattori primi, è un problema veramente importante. Un problema importante forse anche più di quanto voi sapete in questo momento, lo dirò in un minuto perché è importante. Questo è un problema importantissimo in cui un computer quantistico può fare mostruosamente meglio del miglior algoritmo classico che conosciamo al giorno d'oggi. In realtà qui ho leggermente esagerato per rendere le cose più facili. In realtà il numero di operazioni che è necessario per un computer quantistico non è neanche non è nemmeno vicino al cubo di n, è più vicino al quadrato di n. Il quadrato del numero di cifre più un fattore che va col logaritmo. Vedete, ma adesso sto parlando di cose troppo tecniche, no? Beh, cos'è il quadrato del numero di cifre? Quando moltiplicate due numeri, il numero di operazioni che fate è il quadrato del numero di cifre, no? Perché moltiplicate, prendete un numero sotto, fate con tutti quelli sopra, poi il secondo con tutti quelli sopra. Il numero di operazioni che dovete fare quando moltiplicate due numeri è il quadrato. Per un computer quantistico trovare i fattori primi è più o meno difficile quanto è difficile per voi moltiplicare due numeri. È una cosa appunto da scuola elementare. Quindi trovare i fattori primi è un problema da scuola elementare per un computer quantistico. E perché questo è un boom e perché questo è così importante? Perché il fatto che sia difficile trovare i fattori primi è la base della sicurezza della maggior parte dei nostri sistemi informatici di oggi. Quando voi andate su internet e mettete il numero delle carte di credito perché comprate qualcosa, perché comprate una cosa su Amazon, su eBay o da qualsiasi parte, tutte le volte che fate che mettete una password, che fate cose di questo tipo, la sicurezza della vostra comunicazione, di quello che scrivete, è basata sulla difficoltà di trovare i fattori primi. Il modo in cui la vostra comunicazione viene criptata è di moltiplicare i numeri primi di dimensioni grandi e di usare questo come chiave per nascondere quello che voi volete scrivere, il vostro numero di carta di credito, i vostri dati personali, le vostre email personali e affettive, tutto quello che volete tenere nascosto di solito viene criptato utilizzando un sistema che utilizza la difficoltà di fattorizzare i numeri. Se uno vuole leggere le vostre email o vuole rubarvi il numero di carta di credito, deve prima risolvere questo difficilissimo problema matematico di trovare i fattori primi. Adesso Shor ci viene a dire che se qualcuno costruisce un computer quantistico, tutta questa sicurezza viene vaporizzata in un istante, perché di fatto si può risolvere, trovare i fattori primi in un tempo che è quello che costa a voi fare un calcolo da scuola elementare. Questo ovviamente attrasse molto l'interesse dei governi, perché questo diventa importantissimo a livello militare, dove, diciamo, per tutte le persone che hanno segreti diventa importante porsi questo problema. E quindi l'algoritmo di Shor fu il momento di boom dei computer quantistici, quando finanziamenti, interesse arrivò da tutte le parti, e questo momento in realtà non è ancora finito. Noi viviamo nel boom dei computer quantistici in parte grazie al momento che venne dalla scoperta di Shor. Il potere dei computer quantistici non è solo quello dell'algoritmo di Shor. Dopo l'algoritmo di Shor furono scoperti tantissimi altri algoritmi quantistici che hanno vantaggi rispetto ai migliori algoritmi classici che conosciamo, o anche vantaggi in assoluto rispetto a tutti gli algoritmi classici. Un po' di esempi di algoritmi quantistici sono algoritmi per cercare in una lista. Se uno vi dà una lista di numeri di telefono con i numeri delle persone a cui appartengono, immaginate che cercate il numero di telefono di una persona in particolare, c'è un algoritmo quantistico che velocizza questa operazione.
sono algoritmi per risolvere sistemi di equazioni, dove avete tante equazioni con tante incognite e volete risolvere, trovare la soluzione. Ci sono algoritmi di ottimizzazione, per esempio per minimizzare rischi in finanza o massimizzare il rendimento. Ci sono algoritmi utilizzati per problemi di fisica teorica, come calcolare quantità topologiche o calcolare ampiezze di scattering. E ci sono anche algoritmi, come dicevamo all'inizio, per simulare la dinamica di sistemi fisici molto complessi, fatti da tante particelle che non si riesce a simulare su un sistema, con sistemi classici. C'è stato quindi un boom di algoritmi quantistici. Tutto questo punto è molto esaltante, molto interessante. Una domanda è, sì, ma dove sono questi computer quantistici? E poi funzionerà veramente in pratica? Se cerchiamo di costruire questi computer, chi li ha visti finora? Non ci sono. La cosa che io trovo più incoraggiante al giorno d'oggi è che molte delle industrie, diciamo, principali che producono computer hanno iniziato in maniera pesante a lavorare su computer quantistici. Quindi IBM ha tutta una divisione di ricerca che attivamente cerca di costruire computer quantistici, e non solo cerca, ma ha costruito piccoli prototipi di computer quantistici con pochi bit, come 20 bit, 25, adesso i target saranno di 50 nei prossimi anni. Sono piccoli numeri, ma come vi ricordate c'è questa crescita esponenziale, quindi un computer quantistico con 20 bit già fa cose che è difficile simulare con il mio laptop, per esempio. Quindi una cosa incoraggiante è che ci sono veramente delle industrie di grande potenza come IBM, Google e Microsoft che veramente sono, diciamo, impegnate nella costruzione di prototipi di computer quantistici. Quindi questa cosa non è solo un sogno da professori universitari, ma è una cosa che veramente dà anche lavoro nell'industria adesso. Poi ci sono anche cose un po' più fondamentali che si può dire. Se voi pensate al boom dei computer classici, di quelli che avete, è interessante guardare un po' indietro, pensare cosa pensavano le persone agli inizi, quando c'erano i primi computer classici. I primi computer classici erano cose così, no? Erano grossi come una stanza, erano dei macchinoni con le valvole. Ed è buffo vedere cosa dicevano le persone ai tempi, questo penso fosse negli anni 40, cioè gli esperti di elettronica dicevano che c'erano troppi tubi a vuoto per costruire questi computer, che i computer non funzioneranno mai. I computer, non quelli quantistici, quelli classici, quelli che avete. Le persone in matematica dicevano che non c'erano problemi che erano così complessi che c'era bisogno di un computer per risolverli, che tutti i problemi interessanti si potevano risolvere con carta e penna. Quindi questo è quello che si diceva dei computer, di quelli che abbiamo oggi, quelli che siete portati qui questa sera. Quando si è agli inizi ci sono tutti i tipi di scetticismi, no? C'è lo scetticismo della persona pratica e lo scetticismo della persona contemplativa, del matematico, cioè ci sono tutti gli spettri di scetticismo, e ora con i computer quantistici siamo nella stessa situazione. Uno può fare tutte le, diciamo, può pensare che sia difficile costruire computer quantistici, può pensare che non serva averli, o tutto lo spettro di cose nel frattempo. Un'altra cosa che trovo divertente da raccontare è di un nostro collega, prima all'MIT, adesso all'Università del Texas. Lui lavora proprio su algoritmi quantistici, Scott Aronson, e lui sarà proprio scocciato dal fatto che la gente continuasse a dirgli migliaia di motivi per cui pensavano che i computer quantistici non potessero funzionare. E lui ha detto, ma io, se uno di voi riesce a dimostrarmi, a darmi una dimostrazione convincente, quasi come un teorema, no? Che non si può costruire un computer quantistico, io gli pago 100 milioni di dollari statunitensi. Scott mi disse un giorno che quello è effettivamente il valore della sua casa, quindi di fatto lui stava dicendo, io do la mia casa a chi di voi riesce a dimostrare che è impossibile costruire un computer quantistico. E la battuta che disse quando fu intervistato su questa cosa, dice, beh, la ragione per cui io sarei comunque contento di pagare questa marea di soldi, se dovessi perdere la mia scommessa, è che sarebbe un onore pagare questi soldi al genio che riesce a dimostrare che è impossibile costruire un computer quantistico, perché per dimostrare quello dovrebbe in un certo senso dimostrare che le leggi della meccanica quantistica non valgono a un certo livello,
e questo sarebbe quantomeno un premio Nobel, quindi io aggiungerei soltanto, come dire, le patatine al piatto forte che questa persona così geniale otterrebbe. Questo ovviamente è ironico per dire che molto probabilmente nessuna persona che ha una ragionevole conoscenza della fisica quantistica vede un motivo per cui in principio non si possono costruire questi computer. Può essere difficilissimo, può richiedere anni e anni, ma non ci sono ragioni di fondamento per cui questo non è possibile. Che ora si è fatta? Ecco, in un certo senso, a meno di domande che voi mi vogliate fare, io in realtà ho praticamente finito. I lucidi che rimangono qui sono in realtà un po' sono una storia un pochino più personale che riguarda della ricerca in cui sono coinvolto io stesso. Quindi questo in un certo senso chiude il momento più istituzionale di questo seminario, e quello che vi racconterò negli ultimi minuti riguarda un po' delle nuove idee a cui abbiamo pensato noi recentemente. Quindi fatemi appunto fare uno stacco tra la presentazione sui computer quantistici e quanto è ben noto e ormai stranoto, e invece cose un po' più nuove che riguardano il mio lavoro personale. Una cosa interessante che ci si può chiedere è se possiamo andare persino al di là dell'idea del computer quantistico. Nei computer quantistici che sono stati proposti fino ad adesso, una regola che non è mai stata infranta è che le operazioni che il computer fa sono eseguite in un ben preciso ordine temporale. È come se il computer avesse una lista della spesa, di cose da fare, andasse e seguisse questa lista dall'inizio alla fine, no? È come uno che si sveglia al mattino e dice mi cambio i vestiti, mi lavo la faccia, faccio colazione. C'è una lista, un ordine ben preciso di operazioni da fare. In un certo senso c'è un'idea di tempo globale che va dall'inizio alla fine della computazione. Una curiosità che noi abbiamo avuto, una domanda che ci è venuta, è pensare: possiamo pensare a un computer dove anche l'ordine in cui operiamo, non solo il modo in cui operiamo, ma anche l'ordine delle operazioni non è definito? L'ordine delle operazioni diventa come una particella che può stare sia a sinistra che a destra. Quindi l'ordine di due operazioni può essere una prima e l'altra dopo, o anche viceversa allo stesso tempo. Possiamo pensare a qualcosa di così, di questo tipo? È un'idea troppo folle. In un certo senso, un po' poetico, possiamo pensare che il tempo, anche il tempo, possa scorrere in una maniera diversa, genuinamente quantistica. Un esempio funziona in questo modo. Immaginate che abbiamo due macchine, non una sola adesso, due macchine, e ognuna di queste due macchine esegue un'operazione. L'operazione della macchina A sarà UA e l'operazione della macchina B sarà UB. Queste due macchine possono fare una cosa l'una. Adesso immaginiamo di connettere queste due macchine assieme, di farle operare assieme. Quindi c'è una macchina qui, possiamo, è una macchina lì, lontane l'una dall'altra. Adesso possiamo pensare di connetterle, e possiamo connetterle in due modi alternativi. O A può venire prima di B, o B può venire prima di A. Quindi l'operazione fatta dalla macchina A qui verrà prima, l'operazione fatta dalla macchina B in questa situazione verrà prima. Quindi ci sono due modi diversi di concatenare le operazioni che queste due macchine faranno. Questo suggerisce un po' che possiamo pensare a questi due modi come i due modi di una pallina di essere in due compartimenti, può essere a sinistra o a destra. In questo caso possiamo chiedere appunto se la macchina A sta a sinistra o a destra, no? Semplicemente è veramente la stessa situazione, no? Abbiamo messo la macchina A a sinistra, che vuol dire la stiamo usando prima, o l'abbiamo messa a destra, che vuol dire la stiamo usando dopo. Adesso, se in meccanica quantistica esistono degli stati sovrapposizione, possiamo pensare all'analogo di uno stato di sovrapposizione di queste due situazioni? E la risposta è sì, ovviamente, e quello che abbiamo fatto è stato proporre un esperimento mentale che abbiamo chiamato lo switch quantistico, in cui abbiamo proposto, lo switch vuol dire è come un interruttore, no? Un interruttore che decide, a seconda del valore di un bit quantistico, quale delle due macchine viene usata per prima, se è prima A o prima B.
ho fatto una piccola animazione per darvi un'idea di questa cosa non molto intuitiva, del fatto di avere una sovrapposizione. Possiamo pensare che l'input che deve andare in queste macchine si sdoppia nel suo percorso e va allo stesso tempo o prima da A e dopo da B, o prima da B e dopo da A. Okay, io ho fatto questa mia animazione, funziona così, è giusto un modo per visualizzare le cose, non ha niente di... cioè che qui si sdoppia, quindi va o su o giù, quindi l'arancione andrà in un verso e il rosso, e alla fine si ricombineranno. Se pensiamo a questo esperimento mentale, possiamo dare senso al significato di avere due operazioni in un ordine che non è più ben definito, ma è una sovrapposizione di due ordini alternativi. E noi eravamo molto contenti, no? Perché questo era un modo di realizzare un'idea strana che aveva stimolato la nostra immaginazione. Adesso possiamo fare qualcosa di utile con questo. Quello che ho cercato di fare è stato inventare un nuovo puzzle, un po' nello spirito del puzzle di David Deutsch, no? Un puzzle giusto per mostrare che con questo trucco nuovo possiamo fare qualcosa di nuovo. E il puzzle è così. Io vi do accesso a queste due macchine, a questi due computer, che eseguono le due operazioni UA e UB. Voi non sapete che cosa sono queste operazioni. Possono essere qualsiasi cosa, qualsiasi operazione quantistica. In generale le operazioni quantistiche sono descritte da matrici, questo è un dettaglio tecnico che non è del tutto importante qui. Sono descritte da due matrici, però voi non sapete quali matrici sono. L'unica cosa che vi prometto è che le due macchine hanno una proprietà. La proprietà è o questa rossa o la proprietà verde. La proprietà rossa è che le matrici, che queste matrici che descrivono le operazioni delle due macchine, commutano. Quindi quando si scrive, moltiplica le matrici in un ordine, si ottiene lo stesso risultato che se le si moltiplica nell'altro ordine. Questo ve lo prometto. È una parte del puzzle che io vi prometto che questa proprietà può essere vera. L'altra proprietà alternativa è che le due matrici anticommutano, che significa che quando le moltiplichiamo il risultato che otteniamo dipende dall'ordine, e se scambiamo l'ordine c'è un segno meno che compare. Questa è una promessa. Io vi prometto che ci sono due macchine, diciamo una qua e l'altra lì. Queste due macchine eseguono due operazioni che hanno una e una sola di queste due proprietà. Il puzzle è di scoprire quale proprietà vale. E ancora una volta io vi do accesso a queste due macchine, vi permetto di utilizzarle, come nel problema di Deutsch, come nel suo puzzle, vi permetto di utilizzare queste due macchine, e la domanda è: quante volte dovete utilizzare le macchine per scoprire quale delle due proprietà vale? Rispondere in questo caso è un po' più difficile. Quello che dimostrammo è che se noi usiamo le due macchine in un ordine fissato, non c'è modo di scoprire con certezza quale delle due proprietà vale se usiamo le due macchine una sola volta. Per scoprire con certezza che quale proprietà vale, noi dobbiamo utilizzarle più volte, almeno due. Invece, se siamo in grado di creare una sovrapposizione di due ordini diversi, se utilizziamo questa idea nuova che avevamo proposto, si può dimostrare che possiamo risolvere questo puzzle perfettamente utilizzando le macchine una volta sola. Adesso non è che utilizzare una macchina una volta sola invece che due sia questo vantaggio stratosferico, però è importante, perché mostra che in linea di principio ci sono delle cose diverse che succedono se permettiamo all'ordine in cui eseguiamo le operazioni di essere in una sovrapposizione quantistica. L'ordine non è più definito, ma finisce in una sovrapposizione, e questo piccolo puzzle mostra che ci sono dei vantaggi possibili. L'altra domanda che uno può fare è: va bene, ma si può farlo per davvero? Si può veramente fare un esperimento dove cerchiamo di risolvere questo puzzle creando una sovrapposizione di due ordini diversi? E la risposta venne nel 2015 da un gruppo di Vienna, di Philipp Walter, che veramente fece l'esperimento, decise: perché non proviamo? Fecero un esperimento con fotoni che vengono emessi da una sorgente, un laser, poi vengono mandati su due percorsi diversi, diciamo questo percorso possono andare o in una direzione o nell'altra. Sì, no, aspetta,
Sì, ma credo che sia questa, sì, deve essere, questo è il posto dove si possono avere due ordini diversi. E